Ciao a tutti ragazzuoli, eccoci anche di domenica sempre sul pezzo per la rassegna stampa quotidiana. Ieri giornata che ha visto la Juve vincere non senza fatica, adesso sono a 7 punti da noi, ma nulla è perso, bisogna avere fiducia perché ha tutte le armi secondo me Milan per rilanciarsi. Vediamo subito, la prima notizia è del Corriere dello Sport, dice Pioli turnover e videotape per l'inversione. Per il Corriere dello Sport saranno appunto il cambio di determinati uomini. Ricordiamo che Tonali è squalificato con l'Inter e la visione tramite videotape, che poi videotape, ragazzi, la cassetta ormai non ci sono più da 20 anni, spero non ci siano ancora cassette a Milanello, mi farei dei problemi, spero perlomeno siano video su YouTube come quelli che stiamo facendo adesso. Ad ogni modo, riguardare gli errori, anche se secondo me perché riguardarli bisognerebbe ripensarli, ma ad ogni modo vedremo. Turnover potrebbe invece essere magari uno spunto interessante proprio per il fatto che abbiamo visto che insieme alla questione mentale sicuramente c'è anche una questione fisica da affrontare. Allora, altra notizia, Corriere dello Sport, Milan senza sprint, corre solo Leao, dove viene sottolineato che la squadra di Pioli non ha tratto vantaggio da un calendario soft, è innegabile, sebbene soft sia sulla carta, poi di fatto non si è mostrato tale, perché le squadre con cui ha giocato il Milan di certo non si sono limitate nell'impegno. Involuzione totale e proteste. I rossoneri si sono aggrappati al talento del portoghese, ora capocannoniere. Vabbè, inversione totale mi sa un po' esagerato, ad ogni modo rallentamento senza dubbio, ma a Corriere dello Sport sappiamo bene qual è l'orientamento. Interessante. Corriere della Sera, gol Udinese, la spiegazione del VAR Guida, immagini poco chiare. Quindi per Guida, che era l'addetto al VAR del match di San Siro, ha spiegato ai vertici arbitrali che secondo lui le immagini non garantivano con certezza assoluta il tocco di braccio di Udogi, al che viene chiaramente da consigliare al simpatico arbitro Guida di fare una visita quanto prima da un ottico per capire qual è la tipologia di lente che si adatta maggiormente al suo disturbo visivo. La batteria è così scarica il mio computer, ma ce la faremo. Tutto Sport, Milan a processo, derby da svolta. Sicuramente il derby può essere il momento della svolta per Milan, su quello non ci piove. Ricordiamo martedì tutti insieme a tifare il Milan contro l'Inter in Coppa Italia, e sarà interessante vedere come il Milan reagirà alle ultime partite non spumeggianti. Infine Gazzetta, CAN, che è la, se non sbaglio, commissione arbitri nazionale, una roba del genere, può essere, di modo nome nomen, CAN è legata agli arbitri, specialmente in questo periodo, è infastidita dalla fase di Maldini sugli arbitri giovani, quindi il disegnatore Rocchi sarebbe infastidito dalle parole pronunciate da Paolo Maldini sulla necessità di trovare arbitri un pochino più maturi per affrontare determinate partite, ma se la CAN è infastidita, immaginatevi quanto è infastidito il Milan. Oggi l'abbiamo fatta sprint perché è domenica, perché adesso poi andrò via, andrò a fare un giro, ma penso di riuscire a fare un altro video, adesso vediamo. Comunque in giornata vi ringrazio come sempre, good morning Milan e buona giornata, buona domenica a tutti quanti voi.